Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro Yubufo, cari followers. Buona giornata a tutti voi. Oggi vi vorrei parlare di quello che sta succedendo nel mondo del calcio italiano. Ragazzi, purtroppo l'Italia è questa, io ve la voglio far vedere. Al momento l'Italia è ancora questa, vedete che c'è l'ennesima mostra di quello che loro vogliono far capire a tutto il mondo, l'ennesimo messaggio che stanno mandando a tutti quanti, come per dire: noi siamo tutti cartonati, siamo coesi, non succederà nulla, tifiamo tutti la cartonese. Quindi, ragazzi, per questo motivo io oggi vorrei iniziare un'iniziativa, un po' un gioco di parole, però vorrei dare inizio a questo tipo di iniziativa che avrò anche bisogno del vostro aiuto. Io voglio che voi parliate con gli youtuber, io voglio che voi parliate con i content creator, quelli che comunque hanno dei numeri grandi, che fanno veramente dei canali con numeri grandi e cose, anche indirettamente, non c'è bisogno di farlo notare, di dirlo, però io voglio che in vista, così come loro fanno queste cose, che mettono in vista il logo della SFE Inter di Milano, io vorrei che tutti gli youtuber nel mese di ottobre, così, mettere da qualche parte, anche nascosto, però che si veda qualcosa di cartone. Io appeso comunque questo, vi devo dire la verità, ragazzi, il cartone è bello. Capisco adesso quelli che tifano SFE Inter di Milano. Vi devo dire la verità, il cartone è bello, a me mi dona. Io sono molto cartonato come gusti, quindi mi piace. È molto bello questo cartoncino. Io vorrei che tutti gli youtuber, anche un pezzo di cartone piccolo, dove dovete mettere in vista, perché si deve dire, anche noi dobbiamo mandare un messaggio subliminale a questi personaggi. Poi, ragazzi, io non so se voi lo riuscirete a fare, però a me mi piace tantissimo. Io ho il cellulare con il logo della Cartonese, è molto bello anche questo, con un pezzo di cartone. Ovviamente scherzo, è il cellulare di mia figlia che neanche lo usa. Però adesso parliamo di cose importanti. Attenzione. Dobbiamo parlare di lui, ragazzi. Ha parlato Tancredi Palmeri. Voi sapete che noi abbiamo la diapositiva di Tancredi Palmeri, ve la voglio far vedere. Tancredi Palmeri praticamente è lui quello che si mette arbitrariamente a fare le riprese su uno scannino, non so come si chiama questo, una vaschetta di gelato, non so che cos'è, perché giustamente lui, essendo alto un metro e niente come variale, si deve far notare, no? Allora ha parlato lui, ragazzi, ha parlato Tancredi Palmeri. Lui fa questo sfogo, fa un articolino, io ve lo voglio far vedere perché è molto divertente. Il miserabile sciacallaggio sul nome di Simone Inzaghi e della SFE Inter. Ragazzi, attenzione, perché è uno sciacallaggio. Loro non hanno fatto niente, sono innocenti. Io effettivamente sono d'accordo con lui. Io non capisco questo accanimento nei confronti della Cartonese, perché loro sono brave persone, ma soprattutto Inzaghi, è una brava persona. Basta dire che uno è una brava persona e quindi sparisce tutte le porcate che loro hanno combinato, spariscono così all'immediato. Però il problema suo è che lui fa questo articolino dove dice questa cosa e fa disinformazione. Quindi, ragazzi, il problema che io vedo è che un giornalista, quando fa disinformazione, dice delle notizie comunque che non sono vere, cercando comunque di disinformare gli utenti, secondo me andrebbe radiato dall'ordine dei giornalisti. Lui può uscire in televisione, può fare quello che vuole, però secondo me bisognerebbe prenderlo e radiarlo dall'ordine dei giornalisti, perché lui qui fa questo passaggio, vedete, dice questa cosa come al solito, che loro sono onesti, che non c'è niente, perché alla fine, ragazzi, ci tiene lui a precisare, no? Che questa cosa comunque che tutelerebbe fortemente l'Inter, ma no piano, proprio lo tutelerebbe proprio in una maniera forte, è il fatto che loro comunque era stato concordato con la Digos il fatto dei biglietti. Quindi, ragazzi, innanzitutto io vi dico due cose. Secondo me è una cosa un po' campatinaria questa giustificazione, visto che non solo la SFE Inter di Milano ha violato le regole. Il problema è che comunque tutte le società, e ripeto, tutte, non che loro vogliono far credere che sono onesti perché abbiamo parlato con la Digos e ce ne laviamo le mani, perché tutte le società collaborano con la Digos, sono delle obbligazioni. Si sta facendo leva sul fatto che non tutte le persone conoscono questa prassi e quindi loro vogliono far credere che sono onesti. Quindi questa è disinformazione.
e lui andrebbe radiato dall'ordine dei giornalisti. Questo ovviamente è un mio pensiero. Poi la seconda cosa che dobbiamo dire è che alla fine quindi dobbiamo arrestare quelli della Digos. Allora sono stati la Digos. Senti, io voglio ammazzare qualcuno. Quelli della Digos ti dicono sì, allora è colpa della Digos. Oh, come si permettono questi a voler vendere un sacco di biglietti in un numero spropositato a quelli comunque dell''ndrangheta e della mafia che poi ci fanno la cresta e fanno un business di tanti milioni di euro? Di 1 milione di euro, quello che è. Quindi alla fine sono quelli della Digos che dobbiamo andare a vedere. Magari vanno arrestati loro. Perché questa cosa, come si permettono questi a dare il permesso? Ragazzi, queste cose non si fanno. Però vedete che mentre Tancredi Palmieri annaspa e cerca comunque con le unghie e con i denti di difendere l'indifendibile cartonata, vedete che ci sono altri giornalisti che comunque non la pensano così. Uno di loro è, ragazzi, Chiariello, detto Chiariello, lo chiamiamo così oggi. Vabbè, no, lo devo dire, detto Chiattariello, vedete che lui comunque fa questo articolo dove dice: guardate che è un calcio sporco, non solo dentro ma anche fuori, vedete tutto quello che stiamo assistendo, le inchieste milanesi dopo quelle torinesi. Quelle torinesi alla fine la Juventus era una situazione un po' diversa, e lui comunque rimarca, effettivamente parla della cartonese eccetera, però poi alla fine, mentre lui chiude l'articolo, giustamente ritorna a parlare della Juve, perché nel dubbio parlare male della Juve ci sta. Anche se sono delle situazioni dove la Juve ha denunciato, quindi la Juve sì che è parte lesa, non come vogliono far credere i cartonati e i PM cartonati, perché ragazzi anche loro hanno il cartone in casa. Però followers, attenzione, perché Chiariello alla fine dice delle cose comunque che ci sta. Dice: oh, ma guarda, l'Inter dice, ma che cosa dobbiamo fare? Perché giustamente quelli dell'Inter dicono, no, come diceva Tancredi Palmieri nel suo articolo, guardate che la curva, cioè queste infiltrazioni di mafia e 'ndrangheta nella curva stanno in tutte le squadre, succedono in tutti gli stadi. E qui, ragazzi, dobbiamo fermare il mondo perché noi abbiamo un quaderno. Io adesso vi voglio dire qual è la ricetta del giorno. Vedete che la ricetta dice che quando comunque uno dice che le curve, infiltrazioni mafia e 'ndrangheta sono in tutte le curve, la verità è che comunque per il momento hanno beccato solo voi, quindi basta dire queste cose e non cercate di spostare l'attenzione perché i criminali sono voi, siete voi e ci siete sempre in mezzo voi. Ragazzi, questo è quello che dice comunque il manuale del cartonato. Siccome loro l'hanno 2 anni fa hanno parlato di queste cose, noi abbiamo preso appunti e adesso lo rispolveriamo. Quindi, caro Tancredi Palmieri, mi dispiacque, ma stai dicendo delle cose che tu stesso hai detto 2 anni fa, quindi adesso lingua nel deretano e non dire bargigiate in giro, numero uno. Poi, ragazzi, dice questa cosa Chiariello, attenzione perché quello che dice Chiariello non è tutto sbagliato, però il problema è che giustamente, ragazzi, giustamente deve tirare sempre in ballo la Juventus quando sono delle situazioni completamente diverse. Vedete che Chiarello giustamente mi fa tenerezza perché lui ingenuamente dice: vabbè, ma ci sono gli articoli 4, 25 e 27 del codice della giustizia sportiva che vanno rispettati. Povero, gli voglio fare una carezza. Una carezza così gli voglio fare a Chiarello. Però ragazzi, Chiarello purtroppo non sa. Gli articoli 25 e 27 può darsi, ma l'articolo 4 no, perché già ha parlato Viglione, ha detto no, non si può fare. Attenzione con l'articolo 4. Non si può fare, non si può applicare. Qui c'è un rischio. Quindi no, ragazzi, l'articolo 4 già ci hanno avvisato, hanno messo le mani avanti. L'articolo 4 non si può applicare. Comunque non è l'unico, ragazzi, anche il piagnapolista fa lo stesso articolo, bene o male, e lui però sposta l'attenzione su un'altra cosa molto interessante. Sebbene anche loro cercano di mettere in mezzo la Juventus, vedete che anche la Juve, vedete anche nel titolino qui. C'era già caduta la Juve? No, la Juve non era caduta, la vicenda non era simile, una vicenda simile a un corno, perché non era simile la vicenda, però followers, quello che succede è che loro fanno questo articolo dove mettono comunque in risalto il fatto che l'Equipe, non è che dice, oh, è il giornale di Peppino e Totò, è il giornale del napolista, no, l'Equipe. Come l'Equipe praticamente sbeffeggia, si burla, si prende gioco, fa fare una bella figura di merendina a quelli della Gazzetta. Perché giustamente il calcio italiano è sempre più nel baratro e loro raccontano queste cose. Sull'Equipe ci sono due paginette che raccontano: dico, guardate,
ma quello che sta succedendo in Italia con tutta la porcata che sta venendo fuori, tutto il sudiciume, questi hanno fatto di tutto, 'ndrangheta, mafia, vendita di cose illegali, contatti con gli ultra, chi più ne ha più ne metta, IPM, la procura, tutti quanti cartonati, dice quelli della Gazzetta, continuano ad occultare tutto e continuano a fare i chill reader, le ragazze pompon della procura. Ed effettivamente, ragazzi, è un'accusa veramente scandalosa e viene portata alla luce addirittura dall'equipe, non un giornaletto qualsiasi. Quindi rendetevi conto, cari followers, che bella figura di merendina sta facendo la Gazzetta. Poi, followers, attenzione perché qui c'è un articolino di Nicolò Schira, Nico Scrazio, e lui giustamente parla. Oh, attenzione, guardate che al TG1 Spalletti, ne abbiamo parlato ieri, no? Spalletti smentisce il fatto che lui abbia detto delle scuse, abbia chiamato per fare delle scuse a Inzaghi. Quindi io vi dico una cosa, ragazzi, a parte Tancredi Palmieri che vi stavo raccontando prima, secondo me il giornalista della Gazzetta che ieri ha fatto questo articolino, avanti ieri, quando è stato, che lui parlava di scuse del nostro CT verso Inzaghi, secondo me questo giornalista andrebbe radiato dall'ordine dei giornalisti. Tu fai un articolino, questo articolino poi si rivela essere falso, tu dovresti fare un altro articolo dove dici: guardate, io mi sono sbagliato, guardate che quello che abbiamo scritto in precedenza non era vero, perché questi sono i dettami dell'ordine dei giornalisti. Invece, giustamente, se ne infischiano perché andrebbero radiati dall'ordine dei giornalisti. Ragazzi, secondo me, a mio modesto parere, andrebbero radiati dall'ordine dei giornalisti. Loro non dovrebbero più esercitare la professione di giornalisti. Questo è un mio pensiero. Comunque, followers, prima di chiudere, vi devo dire una cosa. Ha parlato lui. Ha parlato Antonio Cassano. Ragazzi, attenzione. È lui e continua a dire una cosa. Io vi spiego una cosa, followers, per coloro che non lo sapessero. Non lo sapevate? Non sapete niente, però, eh? Cari followers, attenzione, dobbiamo parlare di Antonio Cassano per coloro che non lo sapevano, io vi spiego. Voi non sapete questa cosa, che Antonio Cassano tempo fa, siccome lui odia Cristiano Ronaldo, per un semplice motivo, non sapete il motivo, ve lo dice il vostro Yugufo, lui è andato a Real Madrid, Cassano, è andato a Real Madrid, il risultato è che lo hanno preso in giro, lo hanno sbeffeggiato, lo hanno ridicolizzato, e lui ha fatto una bella figura di merendina al Real Madrid. Invece Cristiano Ronaldo è andato al Real Madrid, ha fatto la storia del Real Madrid e ha fatto la storia del calcio mondiale. Siccome Antonio Cassano è invidioso dell'una e dell'altra cosa, da quel momento in poi lo odia a morte. Poi se ci aggiungiamo il fatto che Cristiano Ronaldo comunque è venuto a giocare nella squadra che lui odia a prescindere, che è la Juventus, apriti cielo, ragazzi, purtroppo lui lo odia profondamente. E che cosa succede, cari followers? Lui, odiando Cristiano Ronaldo, ha detto: Cristiano Ronaldo è scarso, Cristiano Ronaldo non è bravo, lui non sa giocare a pallone. Ti hanno fatto notare più volte che lui ha fatto delle figure di merendina dicendo questa cosa, però lui va a spada tratta, deve difendere la sua prima dichiarazione. E da quel tempo, da quel giorno, continua a ingarbugliarsi con delle stupidaggini che dice in giro, solo per difendere la sua idea che lui odia Cristiano Ronaldo e quindi se ne inventa di tutti i colori. E l'altro giorno è passato dal basement BSMT, ragazzi, non so se voi lo conoscete, e ha detto una stupidata. Ha detto: no, Cristiano Ronaldo non è neanche tra i primi 10 calciatori più forti del mondo. Uno che ha fatto la storia insieme a Messi, possiamo anche dire che Messi è il migliore, però se Messi è il migliore, visto che tu c'hai questi gusti, Cristiano Ronaldo almeno è il secondo. No, Cristiano Ronaldo non è nemmeno tra i primi 10, lui non è bravo, lui non sa giocare a pallone. Uno che ha fatto caterve di gol, praticamente ha fatto 10 volte più gol dei gol che ha fatto lui, e lui dice: no, più forte di me c'è solo Messi, Cristiano Ronaldo ero più forte io. Ragazzi, questo è quello che dice Antonio Cassano, e si fissa a dire: no, allora se io ho un'opinione, questa è la mia opinione, tu la devi rispettare, se io ho un'opinione, tu la devi rispettare. Allora, ragazzi, io dico una cosa. Praticamente Antonio Cassano è un albero di betulla nana.
Sì, no, è la mia versione, la devi rispettare. No, sei una betulla nana perché io oggi mi sono alzato così e tu non ci puoi fare nulla perché è la mia opinione, le opinioni vanno rispettate. Quindi, ragazzi, questo è Antonio Cassano. Questo, ragazzi, è Antonio Cassano. Anonimo dei vari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza. È importante lasciare del cartone. Mi raccomando, fate sapere ai content creator che anche loro, seppur senza menzionarlo, devono mettere un pezzo di cartone visibile nel loro video. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un Antonio Cassano. Yeah.